Le chiese di Pavone, un percorso di fede. Il percorso alla scoperta della storia religiosa e culturale del comune ha inizio in Piazza Falcone. Da qui, proseguendo verso il centro del paese, passando per via Trieste, si incontra la chiesa della Beata Vergine Maria delle Grazie, la cui origine risale all'età medievale. La pala d'altare settecentesca che si erge alle spalle dell'altare raffigura la Vergine Maria. È un apparato scenico di particolare originalità. È incorniciata da due colonne tortili per parti dorate, come il resto della struttura lignea, i cui capitelli, composti, sostengono delle mensole scolpite e decorate con visi angelici. Questi visi ritornano in tutto l'apparato decorativo che culmina in alto nella sua parte terminale con una statuetta scolpita dalla Beata Vergine. Nella chiesa, all'inizio del Settecento, aveva sede la fondazione della Compagnia del Carmine. Questo fu tra i motivi principali del moltiplicarsi delle opere di prestigio presenti all'interno della stessa. Proseguendo per la piazza del municipio, troviamo la chiesa parrocchiale di Sant'Andrea, consacrata nel 1826. La facciata della chiesa venne realizzata in stile neoclassico, secondo i dettami di quel ritorno allo stile antico dei tempi greci e romani, che in quel periodo era tornato in voga. L'interno della chiesa, invece, tipicamente barocco, dettato dal gusto che nel Settecento aveva dominato l'architettura di Torino. Le dimensioni e lo sfarzo della chiesa sono imponenti, così che gli spazi interni si articolano intorno ad un unico volume che permettono al visitatore di concentrarsi sull'opera culminante della struttura, il grande affresco del santo protettore del paese, Sant'Andrea. L'opera dipinta da Luigi Peretti si trova alle spalle di un altare sfarzoso, cui si arriva indugiando su altri apparati scenici imponenti, come ad esempio gli altari laterali con le loro pitture che raccontano il martirio di San Sebastiano a sinistra e la gloria della Beata Vergine Maria a destra. La chiesa è inoltre dotata di uno stupendo organo, il più grande della diocesi di Ivrea, ad un solo manuale, costruito da Felice Bosso e figlio nel 1855. Lo strumento si trova sopra il portale d'ingresso in una nicchia lignea di noce scolpita in stile neoclassico. Il frontalino, che contiene i tasti, è invece in radica intarsiata con un filetto in bosso. Il percorso di fede termina con la chiesa funeraria di San Rocco, la quale venne realizzata come riscatto di un voto espresso dalla popolazione locale per la cessata peste del 1585. Gli aggettanti cornicioni fanno da contorno all'elegante altare barocco, trafugato dal santuario di Belmonte nell'Ottocento dai soldati napoleonici. La chiesa di San Rocco venne utilizzata come luogo di sepoltura dal 1600 fino al 1835, quando venne costruito l'attuale cimitero fuori dall'abitato del paese. Risalendo verso il centro storico si raggiunge Piazza Vittorio Veneto, dove si può ammirare la chiesa di Santa Marta e di fronte si trova l'edificio dedicato alla figura di Alfredo d'Andrate, architetto e pittore di origini portoghesi.